Ciao ragazze, eccoci in un nuovo vlog. Siamo pronti per andare a fare una passeggiata. Stamattina è domenica, c'è una bella passeggiata lunga. Sono nella cameretta della nostra bimba perché volevo farvi vedere una modifica che ho fatto al volo. Poi dopo, con calma, quando torniamo dalla passeggiata, vi racconto un po' tutto, a che punto siamo con la gravidanza, la bimba, io come sto e via dicendo. Ora vado di corsa perché è tardissimo, però volevo farvi vedere un attimo la sistemazione, il cambio che ho fatto nel fasciatoio, perché in tante me l'avete detto nel video, quindi subito ho cambiato tutto. Prima di tutto però, prima di farvi vedere la nuova sistemazione del fasciatoio, voglio farvi vedere gli ultimi acquisti che abbiamo fatto da prenatal di nuovo. Vabbè, prima di tutto questa, la scelta David, è bellissima, la trovate in cassa, e la magliettina che si appende in macchina con scritto bimba a bordo, perché noi andremo piano, quindi giustamente ci voleva la maglietta. La cosa è bella, a parte che è rosa e c'è la bimba, che ha scelto questa, insomma, con una bimbina un po' abbronzatina, un po' colorita. Stupenda, con i capelli ricciolini, troppo carina sta magliettina. Appendini per bambini, solo che bianche non c'erano e nulla, quindi le abbiamo prese queste rosa lilla, molto carini. Li metteremo nell'armadio perché già abbiamo riempito quelle bianche. Ho preso queste invece, sono stupendi ragazze. Ho preso solo questi due, e anche perché è colpa vostra, perché voi mi avete detto che comunque i bodini intimi non bastano, ce ne vogliono tantissimi perché si faranno tanti cambi per il pannolino, quindi ne ho presi altri. Quindi è colpa vostra. Comunque questi sono estivi, diciamo, sono per 1 o 3 mesi, vedete? Carini perché sono maniche corte in cotone, 100% cotone. E la cosa bella che ho scelto, alla fine ho scelto questi, è perché praticamente sono, ne ho presi solo due e basta, perché poi quando nascerà comprerò altri vestiti, altre cose, perché quando vedremo come sarà grande e via dicendo mi sbizzarrirò con tutti gli acquisti. Però ho visto questi e non ho saputo resistere. Uno è lilla, sapete che io amo i bodini lilla, i vestitini lilla, e per femminucce si trovano solo cose rosa, oppure si devono prendere le cose unisex tipo giallo, bianco, grigio. Quando trovo le cose lilla le prendo subito al volo. Queste bellissime lilla, e poi tutti questi gufetti, queste civettine, no vabbè, carinissime. Questa invece è bianca con tutte le civettine grigie e rosa, sono stupendi secondo me. Noi eravamo andati per prendere una cosa, vi faccio vedere alla fine, però intanto abbiamo preso tutte queste altre cosine. La crema protettiva biologica per pannolini, per il cambio dei pannolini. Io già ce n'ho un'altra, solo che questa è ancora più delicata perché ha la camomilla biologica, quindi l'ho vista e l'ho voluta prendere. Il marchio Veleda, crema lenisce e protegge al cambio del pannolino baby, eccola qui. Ho preso questo che mi avevate suggerito voi, che mi mancava ancora. Tante altre cose che mi avete suggerito non le ho comprate perché alcune cose mi devono arrivare in regalo e altre ce le ho, però non ve le ho fatte vedere perché sono tipo nascoste. Vabbè, comunque questo me l'avete suggerito, me l'avete consigliato, quindi l'ho preso perché non ce l'avevo. È praticamente il termometro che misura la temperatura quando si fa il bagnetto, mi ha detto che comunque serve, quindi l'ho preso. E praticamente ho preso questo qui, che era quello un po' più costoso, però è quello digitale, un termometro digitale, e ha praticamente qui sopra, vedete lo schermo, e qui compare la temperatura. Ho voluto prendere questo digitale perché mi sembra un po' più preciso. Quindi alla fine dovevamo comprare solo il termometro, abbiamo preso anche tutte queste altre cosine. E ora vi faccio vedere la sistemazione del fasciatoio. Ecco qui il primo cassetto. Ah, ovviamente non vi ho detto, ma io ho fatto il video room tour della cameretta in cui mi avete dato poi tutti i suggerimenti. Quindi se non, ancora non l'avete visto, vi lascio giù nell'info box il link del video room tour della cameretta, così vedrete insomma tutta la cameretta. Ora non ve la faccio rivedere, giustamente voglio farvi vedere solo questa nuova organizzazione fasciatoio grazie a tutti i vostri consigli. Quindi, come primo cassetto, come avete detto voi, vedete, praticamente ho messo i pannolini e i prodotti per il cambio dei pannolini e i bodini, proprio come avete detto voi. Io non li avevo messi prima perché praticamente nel fasciato, il primo cassetto è più basso perché sotto c'è la vaschetta e quindi c'entra meno roba. Vabbè, alla fine però giustamente se è più comodo e più utile così, ho messo in questo modo. Poi ovviamente con l'uso vedrò come mi trovo meglio. Allora, qui ho messo i vari pannolini, vedete? Già li ho aperti e posizionati. Qui ci sono alcuni bodini, quelli più piccini, proprio per 0-3 mesi, proprio i più piccoli che c'erano, bodini intimi, ne ho messi solo alcuni, insomma. E poi qui ho messo questo qui, in questo contenitore qui ho messo i prodottini per il cambio del pannolino. Ho messo, vabbè, delle salviettine che avevo,
Poi c'ho il talco che non so neanche se lo userò, vabbè. Ho della Veleda, che è un marchio che mi piace molto, naturale, biologico, baby. Sia la crema protettiva che ho preso ora e già avevo l'olio baby che mi era stato regalato, quindi ok. Poi ho, come vi dicevo, anche la pasta protettiva, sempre per il cambio pannolino, alla camomilla invece di quest'altro marchio. Vedrò insomma quale sarà, quale si troverà meglio la bimba. Poi ho anche questa invece che è una crema corpo e viso. Qui ci sono i bodini, i pannolini e siamo apposta proprio per il cambio del pannolino come avete detto voi, insomma. Nel secondo cassetto invece ho messo i prodotti per il bagno, che comunque si fa meno spesso rispetto al cambio del pannolino. Quindi ho messo qui gli asciugamani, per ora ho messo solo questi accappatoi qui bellissimi di Dumbo e di Minnie. Questi sono i divisori d'IKEA. Ho anche quadrotti in cotone e altri asciugamani e li metterò perché molte cose, se non le vedete, perché ce l'ho nella valigia del parto, insomma. Poi qui in questi altri divisori ho altre cose sempre per il bagno, l'amido purissimo per il bagno, due spugnette, una classica e una naturale e poi bagno shampoo. È stupenda la profumazione perché è latte d'asino bio. Wow. È comodo poi perché c'è il dispenser. E poi qui ci sono altre cosine sempre per il bagno. Sono tutte sigillate perché ancora non le usate. Insomma, mi dispiaceva aprirle. Va bene, aprirò al momento. Comunque, questo è il termometro che ho appena comprato per il bagno. Poi qui c'è spazzolina e pettinino. Poi ci sono le forbicine e dei ciucciotti che mi hanno regalato. E poi nell'ultimo cassetto invece ci sono sempre, questo non l'ho toccato, ci sono le scorte. Da questo lato ci sono le scorte dei vari pannolini. E poi vabbè, magari se mi servono altri pannolini, perché so che comunque ci vogliono altri pannolini, magari li elimino questi due contenitori, vediamo. Perché tanto in questi due contenitori ci sono cose un po' così random, diciamo, ci sono dei campioncini che mi hanno regalato. Poi ci sono dei disinfettanti, vedete, disinfettante, questo è per disinfettare le superfici, questo è per disinfettare le mani e questo è un biberon che pure mi hanno regalato. E qua ci sono dei fazzolettini di carta, insomma, per pulire e altre salviette, insomma, le scorte. Quindi vi faccio rivedere di nuovo il primo cassetto, spero ora di aver fatto bene. Comunque poi tranquille, col tempo capirò il miglior metodo, insomma, per me e per la bimba, più veloce possibile per il cambio del pannolino. Però dai, spero di essere stata brava stavolta, fatemi sapere. Eccoci qui dopo la passeggiata. Vi ho detto più stamattina, la ginecologa mi ha detto che devo camminare molto, di fare anche le scale, di fare anche l'amore, tutte cose insomma che giusto. Scusa, perché sul fare l'amore ti sei messa a ridere? No, io non ho capito quest'ironia. Comunque, perché praticamente io sono, oggi è domenica e da domani, lunedì 8 marzo, inizia la 40ª settimana. E tra l'altro, io questo no, noi non ve l'avevamo mai svelato per una sorta di scaramanzia, diciamo che non si dice proprio la data finale, il termine del parto, ecco, era l'8 marzo, sarebbe domani, quindi la festa della donna. Perciò noi avevamo, questo era un altro sentore per cui ci faceva capire che forse era una femmina, proprio perché doveva nascere l'8 marzo. Solo che quindi dall'8 marzo in poi è la 40ª settimana, però per ora insomma io quando ho fatto il monitoraggio la situazione è molto tranquilla e via dicendo, quindi mi hanno dato questi suggerimenti per velocizzare. Diciamo che molte ragazze e donne che stanno facendo il monitoraggio con me stanno nella mia stessa situazione, quindi ci siamo dati un po' di consigli, poi anche la ginecologa e, insomma, ci ha detto di avere pazienza, di stare in movimento, ecco, per velocizzare il tutto, per velocizzare il parto. Perciò stiamo facendo queste passeggiate, queste camminate. Infatti penso che dopo dobbiamo andare a fare un'altra camminata. Ma che hai fatto là sotto? Ma ti si sono già rotte le acque? È tutto bagnato. Eccolo qua. Ho rotto Leandro, le chiamiamo l'idraulico! Questa scenetta me la fa da un mese, sta storia, da quando ho sentito che si possono rompere le acque. Mi dice ogni volta che c'è pure un po' d'acqua a terra che so io che ho rotto le acque. Prendi il mocio! Scherzi, ma qualche volta veramente qua tra poco ne rompo. Non è detto, però prima o poi si romperanno, penso, no? Come non è detto? No, non è detto, si può anche partorire senza che rompi Questa mi è le nuova. acque. Perché ti denudi?
Comunque. Devo asciugare per terra in qualche maniera. Con la tua maglietta. Ma poi mi fai ridere perché fa proprio i gesti, le cose come se stesse, ma non, nessuno ti sta guardando, no? Pure quando ha detto l'acqua, mi ha fatto impressione perché ha detto guarda là l'acqua. Non è che faceva per finta, è proprio un attore. E, nulla, vi stavo dicendo quindi che... Mi si sono rotte le ali. No, ancora no. Comunque, insomma... Pensatemi, ecco, mandatemi onde positive, onde proprio, non vibrazioni, onde, maree positive. Sempre d'acqua. Sì, d'acqua, insomma, per velocizzare il tutto. Comunque vi aggiorno su Instagram, ogni giorno vi scrivo se è iniziato il travaglio, se sto in ospedale, se sto a casa, quindi seguitemi. A me mi sa tanto che lei ha preso troppo sul serio l'ultimo DPCM. Di non uscire di casa, la quarantena nella mia pancia sta facendo. Zona rossa la mia pancia. Dai, guarda che il Mario Draghi ha detto che tu puoi uscire, c'hai il permesso. Comunque ragazze, vi dicevo quindi che voi vedrete il video che starò nella 40ª settimana, quindi se volete aggiornamenti in tempo reale venite su Instagram, il mio profilo nancy.vlogger, che io ogni giorno vi scrivo la situazione, poi voi mi state dando anche tanti consigli su Instagram in privato, quindi io vi aggiorno e voi mi consigliate, e quindi seguitemi lì su Instagram. Invece su YouTube magari quando poi sarà il momento vi scriverò un post, non so, perché ovviamente il video non è come Instagram, non posso mettermi a filmare, a montare un video, quindi insomma su YouTube ci vuole un po' più di pazienza, quindi state su Instagram, stiamo sintonizzati su Instagram e facciamoci forza per questo momento, l'ultimo sforzo, ecco. Quindi tra poco dobbiamo riandare di nuovo a fare un'altra passeggiata, mi sono riposata, ora di nuovo anche le scale mi sono state consigliate. Vi volevo far vedere queste cosine che ho comprato, e poi dopo da ti devo fare... Allora, ho comprato prima dei cosmetici, vabbè, su online, e poi ho comprato giusto qualcosina da Tiger, ma proprio qualcosina, e vi faccio vedere tutti insieme. E poi dillo che cosa. Ecco, allora praticamente ragazze, non ti parlano mai più, io di là non ti parlano più. Comunque ragazze, le non ho trovato, erano tutte finite le patatine che piacciono a te, panna acida, però ho trovato un altro tipo di patatina, e allora dopo la assaggio in diretta e mi dici se ti piace o no. Non penso che ti piace, però tutto così sembra una cosa un po' sconcia. Le patatine fritte alla panna acida ti piacciono, solo che queste qua sono molto particolari, dopo vedrete. Tra l'altro, non lo sapete, stamattina oltre a fare la passeggiata abbiamo fatto anche una spesa alla Conad velocissima, e David voleva andare da Tiger di nuovo perché ha saputo che noi avevamo preso le patatine, capito? Ma io non ho stati io, che erano finite, non c'erano. Vedere con i miei occhi c'erano finite. Poi andavamo là e di nuovo non c'erano. Non è vero. A povero. Comunque ragazzi, vi faccio vedere prima le cose di cosmetici, insomma, che ho preso. Tra l'altro quest'ordine l'ho fatto su tutti i siti diversi, e l'ordine l'avevo fatto perché volevo una cosa, e fra quattro cose quella cosa non è arrivata, ovviamente. Io l'avevo fatto giusto per una cosa e niente, alla fine è arrivato tutto tranne quello. Cioè io avevo visto praticamente questo mascara che è in voga ora, quello di Maybelline, Ice Sky, e quindi quello rosa che dicono che è eccezionale, visto che io una delle poche cose che utilizzo come trucco è proprio il mascara, e quindi ho visto il risultato sulle altre ragazze su YouTube, ho detto vabbè, lo prendo. Ho visto su Amazon e ci voleva tipo un mese, poi su vari siti, insomma, alla fine avevo trovato sto sito che diceva una settimana, quindi ho comprato anche altre cose oltre quello, oltre il mascara. Invece alla fine sono arrivate tutte le altre cose, e il mascara invece arriva la prossima settimana, quando io chissà dove sarò. Vabbè, lasciamo stare, quindi sono rimasta fregata. Vi faccio vedere comunque queste cosine che ho preso. Allora, questo l'ho preso su Amazon, è il classico correttore che utilizzo sempre, di Maybelline appunto. Sapete, questo è l'unico, so che non ha un buon inci, però è l'unico che mi copre occhiaie, rughe e via dicendo, insomma, ne ho provati milioni, ma tutti mi segnano comunque il contorno occhi, che è un contorno occhi secco. E io prendo sempre la colorazione numero 2 nude, che è tipo un sottotono un po' giallino, un po' beigeolino, come il mio colorito, insomma. Poi ho preso invece su un altro
sito ho preso questo balsamo soprattutto per David, perché a lui piace molto la profumazione. È un balsamo per capelli grassi che utilizzo sia io che David, però a lui piace perché dice che la profumazione è molto piacevole, ed è vero. Comunque, del marchio Natura Siberica, io la prima volta l'ho comprato all'Esselunga, poi non l'ho più trovato. Balsamo completamente biologico, vegan, un balsamo perfetto per i capelli grassi, infatti ha un sacco di erbe all'interno e purifica molto il cuoio capelluto e lascia questo profumo tipo di pino, un po' legnoso, molto piacevole. Quindi l'abbiamo ripreso perché poi non lo trovo mai in nessun negozio. Ho preso queste altre due cosine che le avevo preso proprio per avere il mascara che non mi è arrivato, vabbè. Allora, ho preso questo che è un contorno occhi anti-age, tutto per il contorno occhi, eccolo qui, non so se si vede. Questo è completamente naturale ed è all'avocado. Aveva molte recensioni positive, quindi l'ho preso, non l'ho mai provato. Eccolo qui, faccio vedere anche da vicino. Fatemi sapere se ve lo conoscete, se l'avete mai provato. Farò sapere come mi ci trovo. Maschera viso al propolis. È praticamente una maschera purificante, perché ultimamente tutti dicono che quando si è incinta, quando si è in gravidanza, la pelle è perfetta, è bellissima. Invece, cioè, non so se vedete, vabbè, c'ho tipo tutte queste macchie sono brufoli. Io normalmente non ho mai brufoli, sapete, una pelle secca, non per niente grassa con brufoli. Invece ho i brufoli e quindi alla fine ho preso questa, che è una black face mask, però al propolis. Quindi dovrebbe essere comunque purificante, però anche leggermente idratante. Tante qui, ragazze, anche questa non l'ho mai provata e nulla. Quindi queste sono le cosine che ho preso per il mascara, che invece non è arrivato. Veniamo invece alle cosine di Tiger, che sono poche, vi avviso. C'erano un sacco di cose di Pasqua, primavera, ma io non ho preso nulla, nessuna cianfrusaglia. Io devo fare il sommelier. Ecco, quindi facciamo prima cosa, facciamo assaggiare a David queste patatine così. Praticamente queste patatine sono a panna acida, però ci sono anche gli spinaci all'interno. Guardate, no. Ragazze. Ma che cos'è? Assaggio, tieni. C'erano solo queste, quelle là che piacciono a te erano finite. Ecco qui, dai, assaggia. Sono rigate, pannaci e spinaci. Come sono? Brutte. Bruttissime. Bruttissimissime. Che grazie. Non sono male. No, però. Però non hanno niente a che fare. Ma lei ricordano le chipster. Bravo, sembrano le chipster, però con un po' di panna acida all'interno. Non sono male. Mm-hmm. Certo, non sono come quelle alla panna acida che sono super super. No. Per David, ragazzi, ma non vi aspettate, cioè per esempio io ne mangio tipo 3 o 4 e poi mi viene da vomitare perché sono così aspre, acide, hanno un sapore così forte. Quindi queste sono molto delicate, però mi piacciono. Io non mi piacciono. Queste non ci piacciono, vabbè, quindi assaggio, bocciate. Bocciate, no, no, semino-meno. Semino-meno, l'esperto con le patatine alla panna acida. Quindi niente. Però c'ho altre cosine buone, però non salate perché te non piace. Perché praticamente c'erano un sacco di cose di Pasqua, ovviamente. Non ho preso nulla di pasquale. C'erano, se voi decorate la casa stile primaverile, pasquale, ve lo consiglio. C'erano tante decorazioni. Io non la decoro, sinceramente, perché già normalmente, figuratevi ora come sono stanca. Però normalmente a me non piace decorare la casa in primavera e Pasqua. Ah, ok. Per un attimo stavo per dire cosa. Ah, no, no, tranquillo. Solo a Natale io decoro la casa, poi il resto delle festività non mi piace. E quindi alla fine non ho preso nulla di pasquale, però se a voi piace ve lo consiglio, perché ci sono un sacco di centrotavola, diciamo che secondo me è carino se dovete fare un pranzo pasquale. Ho preso altre cose mangerecce, capitemi ragazzi, sono a nono mese. Ho preso gli ovetti, tada! Quindi questi sono buoni. Praticamente ho preso questi che sicuramente mi piaceranno, perché sono cioccolato fondente. E poi c'erano un sacco di altri tipi, tipo con la fragola, oppure col caramello salato, cioccolato bianco, un sacco di cose strane. E alla fine ho scelto questi, dopo 3 ore, vabbè. Ho scelto questi invece, che sono cioccolata al latte e cereali. E nocciole, non lo so, nocciole e cereali, boh. Quindi non so. Vabbè, se non mi piacciono, questi glieli do a David, io mi tengo solo quelli fondenti. Vabbè,
A tutti dici questi qua sono strani, sono ripieni, capito? Questi sono cioccolato al latte ripieni di nocciole e cereali. Ma invece alcuni buoni sia per me che per te, no? No. E poi questi fondenti, no, perché comunque volevo assaggiarli, capito? Quindi ho preso pure questi cioccolatini. Ho preso questo contenitore qui in vimini e in legno, vedete, molto carino, che utilizzeremo in bagno, abbiamo deciso. E praticamente così. Aspettate, non si apre più. Non stavo sbattendo in faccia. Eccolo qui, ragazzi, guardate quanto è carino. Limetta e forbicine, perché a parte gli elastici e le pinzette, altra cosa che compro, ricompro e poi perdo per casa sono la limetta e le forbicine, quindi le ho riprese. Soprattutto le forbicine, è vero, ci servivano. Anche una limetta viola. Ah, e poi per finire ho preso queste invece, le penne, che le usa anche David, gli piacciono. Ci sono in varie colorazioni, queste qua che sono in gel. Sono ottime queste penne, costano solo un euro, sono due. Se non mi piacciono nere, ci sono sia rosse che blu. La voglio fare in casa all'hamburger, mi piace molto. Il panino con l'hamburger, però lo faccio io in casa. Quindi abbiamo comprato il burger di Chianina. Poi ho comprato i panini, quelli morbidi però integrali al panificio. E vabbè, mettiamo un po' di verdure, un po' di mozzarella e viene un bel panino, insomma, saporito e genuino. E vi state chiedendo cosa sono queste cose pucciose azzurrine che ho dietro qui, che ho sul mobile? Mi sono dimenticata di dirvi prima. Sono una candela e un diffusore dell'ambiente. Sono delle novità primaverili, perché anche da Lidl ci sono delle novità primaverili che ho acquistato. Ci sono anche nella colorazione lilla. Comunque, se avete visto il video Lidl 2-3 giorni fa, già lo sapete, insomma. E vi siete persi il video, vi lascio il link del video lì del giù nell'info box, perché ci sono un sacco di cose carine primaverili. Quindi se vi chiedevate cosa sono queste new entry sul mobile, ho svelato il mistero. Sto la fotocamera e si è un po' risvegliata, tra virgolette. Vabbè, ma non è che è una luce, è una macchinetta. No, si sta riaddormentando comunque. Comunque, ragazza, è esausta, poverina, perché ha fatto un sacco di corse, si è divertita, ha scavato, si è mangiata tutti i bastoncini di legno e ora dorme proprio esausta. Guardate quanto è bellina. Eccola. Burger. Siamo nel pub di Nancy e David. Allora, inquadra qua se c'è il coraggio. No, è tutta sporca la cucina. Dopo dobbiamo pulire. Comunque, questi sono gli hamburger di Chianina. Hamburger di Chianina. Tutto naturale. Poi, questa è la mozzarellina light. E questi sono i panini che ho comprato al panificio, vedete? Sono tondi, morbidi e con i cereali. Poi mi sono accorta però che in frigo era finita l'insalata, sia lattuga, rucola e pomodoro, è finito tutto, vabbè, me l'ero dimenticata. E quindi ho solo hamburger e mozzarella per i panini. Quindi, ma guarda, se non la smetto. Quindi alla fine ho pensato di fare una nuova ricetta e quindi ora David sta tagliando a fette le zucchine, quindi metteremo le zucchine come verdura. Nara è qui che controlla tutto, l'aiuto chef. E qui c'è David. Allora, a me fa male la schiena perché abbiamo fatto una passeggiata lunghissima con Nala. Non devi riprendere questa cosa perché. Ma non sai tagliare. No, effettivamente non li sto tagliando come. Lo sai come che fa. Aspetta, ho sbagliato strumento. David voleva far vedere che ha preso lo strumento giusto ora, vedete, eh? Il pela patate. Tagliato le fettine sottili, sottili. Ma tu potevi tagliare e far vedere direttamente che ho fatto una cosa fatta bene, invece no, devi no, metterò anche la parte in cui con questo coltellaccio volevi tagliare le zucchine. Ho fatto questo proprio qua. Guarda, guarda, a chi ce la dai? No, la mangia. Guarda, guarda. No, mamma. Yum. Ragazzi, ho messo a cuocere gli hamburger, le zucchine, vedete, sottili, così subito si cuociono. Ho messo un po' di sale e un po' d'olio e sugli hamburger ho messo come spezie rosmarino, pepe e semi di finocchio. Panino è pronto, hamburger, mozzarella qui sotto e zucchine. Eccolo qui. Buon appetito. Questo qui è quello di David. Quello più ciccione. Il tuo più ciccioso, infatti, ti ho messo un po' più di cose a te. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.